La storia della Democrazia Cristiana e dei suoi politici se ne parla in un libro che sarà presentato giovedì alla Beghi. Sì, giovedì 17:30 alla Beghi, il professor Guido Formigoni, che è professore ordinario di storia contemporanea alla IULM e ha insegnato anche in Cattolica Milano, come coautore di questo volume ci presenterà proprio la storia della Democrazia Cristiana, proprio per indagare quelli che sono gli aspetti di quello che è stato il partito Stato, il partito Governo, ma anche il partito Società più importante della storia della nostra Repubblica. I punti principali di questo libro? Quello che vorremmo indagare è se è vero che esiste ancora quella splendida intuizione democratico e cristiana, così la definì Mino Martinazzoli durante l'ultimo congresso della Democrazia Cristiana, ecco, questa splendida intuizione democratico cristiana che nulla è altro che l'idea sturziana di libertà. Ecco, noi crediamo che quanto mai sia attuale questo approccio nella politica nazionale e nella politica internazionale di quello che è il contributo che i cristiani e i cattolici possono e debbono dare. Noi crediamo che nei momenti anche più difficili della storia, ma questa è la storia che ce lo insegna, sia nel primo che nel secondo dopoguerra, nel primo dopoguerra con il Partito Popolare di Luigi Sturzo e nel secondo dopoguerra con la Democrazia Cristiana di De Gasperi, sono stati proprio i cattolici che hanno preso per mano la nazione e l'hanno traghettata al di là del fiume nelle vicende postbelliche. Ecco, noi crediamo che questo impianto di valori sia quanto mai attuale, soprattutto in un momento nel quale vengono messe in discussione anche le fondamenta del convivere civile, di quello che è l'impianto anche repubblicano, ma anche l'importanza dell'Europa. Non è un caso che proprio i padri fondatori, coloro che sono riconosciuti come i padri fondatori della nazione europea, De Gasperi, Adenauer e Schumann, oltre a condividere la lingua madre tedesca, condividevano anche la fede cattolica, non cristiana ma proprio cattolica. Ecco, noi crediamo che questo possa essere davvero una richiamata, insomma, dei cristiani alla politica.